Abbiamo fatto il punto, professore, sugli impegni e gli appuntamenti di questo periodo, i suoi personali e della Sinfer. Sì. E vogliamo anche parlare delle priorità. Cosa mette in cima alla sua agenda delle cose da fare? Quindi, l'argomento più importante sarà quello delle linee guida, come abbiamo detto, anche nel prossimo anno. E soprattutto insistere nei riguardi del Ministero per alcune problematiche che si sono verificate dopo l'approvazione dei livelli essenziali di assistenza, l'ultimo decreto ministeriale, che praticamente propone un nomenclatore che non è stato ancora recepito, non è stato ancora approvato da tutte le regioni e soprattutto mi riferisco non soltanto al nomenclatore delle prestazioni ma quanto al nomenclatore delle protesi. L'altro problema è sull'appropriatezza dei ricoveri in riabilitazione. Con il collega e con il past president Paolo Boldrini abbiamo partecipato 2 settimane fa a un incontro al Ministero della Salute. Abbiamo partecipato al tavolo tecnico sull'appropriatezza dei ricoveri in medicina fisica e riabilitazione, codice 56, 28 e 75, e che sostanzialmente era la prosecuzione di una serie di incontri che sono stati introdotti nel 2015, doveva essere questo l'ultimo penultimo incontro, e noi abbiamo partecipato dando anche delle spiegazioni, delle critiche, manifestando anche delle critiche al documento. La critica più importante è quella che viene utilizzata ancora purtroppo il codice di menomazione per identificare un percorso di un paziente disabile. Ovviamente noi abbiamo proposto l'inserimento di qualche indice funzionale, per esempio uno molto noto è il Bartel Index. Ci sono anche altre proposte che sono state così avanzate al Ministero, ma ecco, su queste proposte stiamo cercando di trovare una linea comune anche nel corso del Consiglio, del prossimo Consiglio nazionale, che come ho detto ci sarà il 19 gennaio prossimo a Roma. E così vedremo una soluzione, la tematica più importante riguarda i ricoveri in riabilitazione che provengono da casa e non dal ricovero dall'ospedale per acuti. E poi la pianificazione di una serie di corsi di aggiornamento, che è praticamente sulla linea di quella di quel programma che era stato già proposto dal past president dottor Boldrini. Ovviamente come ben sapete ci sarà, e questo avverrà nei primi giorni di febbraio, il corso sulla ricerca che è stato organizzato dalla collega Bonaiuti.